Buonasera, scusate per l'attesa, ma c'è stato un incidente stradale che ha costretto l'amministratore a cambiare strada per usarne tante, prenderne tante. Vi ringrazio per essere qui stasera a nome della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Oggi presentiamo il main sponsor per la stagione attuale, che vede la squadra appunto prima in classifica. E come potete vedere, lo sponsor è la One Power e Gas dell'amministratore Gianluca Borrelli. Al mio fianco è il presidente della Reggio Calabria Basket in carrozzina, Stefano De Felice. Al centro vediamo il delegato per lo sport del comune, Giovanni Latella, grazie per essere qui, e il direttore generale della BIC, Luigi Casile. Io cedo immediatamente la parola al presidente Stefano De Felice, in modo che ci argomenta un ringraziamento per questo sponsor, una società che ha investito a Reggio Calabria. Grazie, buonasera a tutti e grazie della vostra presenza. Oggi per noi è un grande giorno, possiamo finalmente guardare il nostro futuro con maggiore tranquillità. Consapevoli che gli sforzi fatti fino ad oggi stanno ripagando, siamo un'associazione nata da poco, che ha sempre pensato in grande, nonostante tutte le difficoltà che ci sono e che ci saranno, ma siamo sempre stati fiduciosi che il nostro impegno, la nostra devozione, la nostra forza ci aiuta a superare tutte le difficoltà. Abbiamo allestito una squadra che rappresenta la nostra città in questo momento nella più alta categoria a livello sportivo nazionale. Siamo in Serie B e, come abbiamo sempre detto, i risultati ci stanno dando ragione. 4 vittorie su 4 incontri, puntiamo alla Serie A, anche se con tutta onestà se ne parla un po' poco. Oggi, grazie al nuovo sponsor One Power Gas, nella persona del suo direttore commerciale Gianluca Borrelli, che ringrazio personalmente, possiamo ancora di più essere ottimisti per il nostro futuro. Non è facile a questo periodo di crisi che ci sta toccando trovare delle aziende che si sposano in pieno il nostro progetto e ci aiutano alla realizzazione dello stesso. Grazie alle altre aziende che ci hanno sostenuto fino ad oggi. Ne ricordo alcune, l'impresa edile calabrese, la Chiron di Lo Schiavo Orazio, l'ortopedia Mede, la Sides, i fratelli La Bufala, e poi qualche altro che non ricordo, la dirà Luigi poi prossimamente. Un ringraziamento anche va alle autorità, in particolare al sindaco Giuseppe Falcomatà, al presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino, il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, l'assessore delle politiche sociali Nucera e l'assessore delle politiche comunitarie Giuseppe Marino, che hanno dimostrato con i fatti la loro vicinanza a questa associazione sportiva. Un grazie al presidente della FIP Paolo Suraci e al reggente regionale del CIP Giovanni Germoleo. Un'altra cosa che vorrei dire, naturalmente invito tutti voi, la città di Reggio Calabria, a sabato a venire a vederci, perché apprezzate così i nostri giocatori che meritano veramente la fiducia di tutti, e un grazie a tutti voi. Grazie Presidente De Felice. Io do subito il microfono al delegato Giovanni per lo sport al Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella. Il Comune di Reggio Calabria ha messo a disposizione risorse per questo progetto, il Comune di Reggio Calabria vicino a questa società. Intanto buonasera a tutti e ringrazio il Presidente Stefano De Felice, Luigi Casile per l'invito, e un saluto faccio a Gianluca Borrelli. E lo ringrazio per questa avventura e per questa disponibilità a investire a Reggio Calabria. Porto i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà. Giustamente, come dicevi tu, l'amministrazione comunale è attenta soprattutto alle associazioni sportive che operano sul nostro territorio, per quello che può fare economicamente in questo momento ben poco, però alla società l'abbiamo sostenuta mettendo a disposizione per le trasferte il pullman dell'ATAM. Cercheremo di vedere se ci sono le condizioni con politiche sociali per avere delle risorse economiche di sostegno reale, non soltanto quelli morali. Mi auguro che questa avventura possa continuare e si possa investire nel mondo dello sport. Noi siamo attenti a tutte quelle che sono le problematiche, cercando di intanto di mettere in sicurezza gli impianti sportivi e di renderli qualificati e idonei per poter fare sport.
La situazione è difficile, però in collaborazione con le associazioni, con le federazioni, cercheremo di ovviare e di mettere e dare delle strutture importanti a questa città e a chi fa sport, perché questa è una città sportiva e la presenza di tantissime società sportive, associazioni sportive lo dimostra. Grazie, grazie al delegato Giovanni Latella. Microfono per il direttore generale Luigi Casile. Luigi, ci spieghi alla stampa come nasce la collaborazione con la One Power e Gas dell'amministratore Gianluca Borrelli. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare i giornalisti, perché se non ci sono loro, noi non esistiamo. Cioè, se voi non scrivete, se voi non fate fotografie, se non fate video, non, come si dice, non da cantamo e non da sonamo. Quindi, fin quando ci seguite, grazie a voi si avvicinano anche gli sponsor, quindi è una cosa molto positiva. Per quanto riguarda, qua siamo oggi per ringraziare One Power e nella persona dell'avvocato Gianluca Borrelli, però io vorrei un attimo andare indietro per cosa vostra, anche perché è giusto che lo scriviate. A parte che non mi sembra ancora vero, ancora mi autopizzico per capire questo avvocato mezzo svizzero, mezzo italiano, come è capitato in Africa del Nord. Una cosa è certa, non me lo lascio sfuggire, cioè a costo di rovinarmi le unghie lo tengo fino all'ultimo respiro, ma noi faremo di tutto per farlo diventare felice, ecco. One Power e Gas è un'azienda che sta investendo e che vuole investire tanto su Reggio, e noi dobbiamo fare in modo di farla funzionare questa azienda, anche perché è un'azienda che dà energia elettrica e gas a un prezzo incredibile, e io ne approfitto di voi per dirlo, perché dobbiamo fargli vedere che Reggio è riconoscente, anche perché senza il suo apporto non può andare tutto sulle spalle del nostro presidente o degli sponsor che sono qua presenti, Progetto 5, Chiron, Mele, nomino quelli che qua sono presenti, non me ne vogliono gli altri, non me le ricordo. Era impossibile, perché è un campionato, credetemi, molto difficoltoso, è un campionato nazionale, quindi ci sono molte spese, soprattutto in previsione di Serie A. Vi posso garantire, da Roma in giù ci saremo solo noi, quindi se voi vi ricordate dei tempi della regina, quando Zoff ha detto ma perché c'è l'aeroporto a Reggio, ora da Roma in giù, da Roma in su, credetemi, ci stanno trattando così, tipo ma perché c'è una squadra a Reggio Calabria? Lo scopriranno che c'è l'aeroporto, almeno di quello che resta, speriamo che... ecco, io all'inizio dei tempi io devo ringraziare tre persone fondamentali, diciamo quattro, scusate, me le ricordo una alla volta, perdonatemi. La prima persona in assoluto che ringrazio è il mio coach, perché lui ha avuto la felice idea di andare a giocare alla Nuova Jolly, cioè Romana Pirillo. Ricordiamo Nuova Jolly anche allo sponsor, la One Power Gas. Ci arrivo, sto facendo un po' di cabaret, fammelo fare. Allora, dicevo, se il mio coach non gli andava in testa di andare a dargli una mano, perché Normo Dato è un campioncino di quelli seri, il mio coach, non è che parliamo di... Allora, tramite lui, poi grazie a Romana Pirillo, che sappiamo tutti chi è, della Nuova Jolly, mi ha invitato alla sua conferenza stampa come un saluto della nostra squadra. Io ci sono andato volentieri e ho fatto il mio discorso di saluto, eccetera, eccetera. Non so perché, ma ho folgorato un certo Salvatore Mammì, che è qua, che è, diciamo, il braccio destro nel meridione di One Power e Gas. Quel signore lì, che non lo so, tipo sulla via di Damasco, come si folgorava una volta, insomma, mi ha chiamato insieme a Francesco Alfatec, che stavano studiando qualcosa, ha detto noi vogliamo sponsorizzare la tua squadra. Ho visto dollari dappertutto, no? E allora da lì è nata questa magnifica avventura che io spero dia soddisfazione sia a One Power e Gas, sia a noi e sia alla città. E soprattutto che si possa continuare a fare sport per disabili qui a Reggio. Non è facile,
Non è facile giocare in questo impianto, non è facile portare avanti le problematiche di ragazzi disabili, figuriamoci le problematiche che hanno i ragazzi, diciamo, normodotati, figuriamoci i disabili, anche se vi posso dire che loro sono molto più forti di noi, sia come volontà, sia come temperamento, come forza di andare avanti, ve lo assicuro che non è facile. E niente, che altro dire? Io veramente, se vi vedo sabato, la regina è alle 2:30, ce la fate, se volete ce la fate, perché noi giochiamo alle 6, pure se arrivate alle 6:20 non succede niente, venite lo stesso. Che altro? Niente, grazie Gianluca, non so come, poi ti ringrazio meglio quando non ci vede nessuno, no, non capite, gioco sposata, figli, eccetera eccetera. Grazie Luigi. Cediamo la parola. Grazie all'avvocato Gianluca Borelli. Ricordiamo che sponsor a Nuova Jolly, un amministratore, la sua azienda ha investito anche nell'Atalanta, quindi si pensa anche in grande in questa società, e investe anche a Reggio Calabria. Come nasce questo investimento qui a Reggio? Beh, come tutti gli investimenti, non sai mai quando, sai quando inizi, non sai come finisce, quindi è un investimento, speriamo che vada bene. Soddisfatto di aver sposato la causa di questa società che ha come primo obiettivo e unico obiettivo andare in Serie A? Beh, sì, se no non eravamo qua, ma ci sono altri ragionamenti che secondo me si possono fare partendo soprattutto da chi è meno fortunato. I ragionamenti sono portare questo esempio di chi si applica in uno sport per disabili con una volontà oggettivamente superiore rispetto ai normodotati, trasmettere soprattutto se possibile ai giovani una differenza di valore tra chi fa sport perché vuole anche affermarsi nella vita non essendo stato fortunato e chi invece magari è fortunato e non capisce che lo sport gli fa solo che bene. Questo è comunque un percorso che secondo me comunicato ed educato soprattutto con l'aiuto anche delle istituzioni è secondo me il messaggio che ai giovani in una città che comunque ha esportato grandissimi personaggi può essere importante. Quindi un rapporto di collaborazione col Comune di Reggio Calabria anche per l'impiantistica sportiva si può mettere in campo, non ci si preclude niente. Le conoscenze sull'impiantistica possono essere sicuramente messe al servizio di uno sviluppo migliore di alcune strutture, questo senza. Quindi vi dovrete sedere a un tavolo tutti insieme per capire cosa si può fare per rilanciare la città di Reggio dal punto di vista sportivo. Sicuramente. Noi speriamo. Cerchiamo sempre di cooperare e lavorare insieme alle società sportive per portare avanti in maniera sana il mondo dello sport, di tutte le discipline. E io dico, li considero degli eroi sia Stefano De Felice sia Luigi Casilli che in questo progetto hanno realizzato una bella realtà per la città di Reggio Calabria e per tutta diciamo anche la Calabria. Questo è un progetto molto 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 importante. Ci sono domande da parte dei colleghi, anche se abbiamo fatto un'intervista prima, se volevate aggiungere qualcosa, se no vai. Domenico Suraci, Sinao. Quanto appunto in caso a quello che ha detto appena lei, direttore commerciale Marelli, e quanto appunto la mission di One Power Gas si sposa con questo modo di spingere di energia da parte di chi magari gioca in condizioni di disabilità, ma che comunque ci mette anima e cuore. Ci mette un'energia diversa, come noi. Parliamo di energia. Ci sono altre domande? Quindi possiamo dare appuntamento alle 18, sabato qui alle 18 al Pala Calafiore per la partita interna della Reggio Calabria basket in carrozzina. Il compito dell'amministrazione è dare quelle condizioni minime affinché imprenditori anche dal nord investano in questa città. Lo stanno facendo nel mondo dello sport e a noi
ci fa, che è piacere. Speriamo che altri imprenditori investano in città, ma per qualsiasi altro, e dare opportunità di lavoro, di occupazione, di reddito a questi nostri, a questa nostra città, che ha tutte le potenzialità di fare bene. Grazie. Grazie, vi ringrazio a tutti. Scusate sempre per il ritardo. Possiamo concludere qui, Luigi. Luigi, dobbiamo aggiungere altro? Possiamo concludere qui la conferenza stampa? Grazie e scusate ancora per l'inconveniente, ma Salvatore si è perso. Quindi... No. Grazie, grazie mille. Grazie.